Ciao ragazzi, beh, l'ho fatta per la saga di Nolan, per la saga di Burton, per la saga dei videogiochi Arkham, devo fare anche questi. Oggi recensiamo i due Batman di Joel Schumacher. È molto difficile per me. È molto difficile perché sono un po' nel mezzo questi film per me. Non sono buoni film di Batman. Non sono neanche buoni film, probabilmente. Cioè, Batman e Robin sicuro e neanche Bat Forever. Non sono neanche buoni film. Non posso dire che mi piacciono e li giudico buoni film. Non posso neanche dire, però, sinceramente, che li odio. Perché non li odio, posso onestamente dire che non odio questi film. E andiamo subito con Batman Forever del 1995. Allora, questa volta nel ruolo di Bruce Wayne abbiamo Val Kilmer. E allora, Val Kilmer, anzi, prima, Val Kilmer nel ruolo di Batman e Bruce Wayne. Alfred è sempre Michael Gove. Non so se si pronuncia così, io sono mezzo australiano e non lo so comunque come si pronuncia. Diciamo Michael Gove, diciamo. Gove, non lo so. Non l'ho mai sentito dire ad alta voce. Nicole Kidman nel ruolo della dottoressa Chase Meridian. Jim Carrey nel ruolo dell'enigmista. E Tommy Lee Jones nel ruolo di Due Facce. La trama è essenzialmente che l'enigmista ce l'ha con Bruce Wayne perché non approva un suo progetto. E diventa l'enigmista. Due facce ce l'ha con Batman perché è due facce ce l'ha con Batman e possiamo dire che è perché non l'ha salvato quando si è fatto male alla faccia, ma è principalmente perché deve essere il cattivo. Si alleano insieme, creano una macchina che ruba i pensieri della gente e Batman li deve sconfiggere con l'aiuto della dottoressa Chase Meridian, diciamo, per quanto lei in questo film è utile. E questa è più o meno la trama generale. In più, Batman adotta Dick Grayson, ovvero Robin, che è già un teenager in questo film. In realtà si vede che ha già 20 anni l'attore, ma nella storia dovrebbe avere, credo, sui 16-18 anni massimo. E diventa Robin e man mano all'inizio hanno dei problemi, ma imparano a lavorare insieme. Questa è la trama molto generale. Parliamo un attimo del regista, Joel Schumacher. Joel Schumacher, purtroppo la sua reputazione è stata molto rovinata da questi due film, soprattutto da Batman e Robin. Joel Schumacher è un regista che a me nel complesso piace, perché ha fatto due film che a me piacciono molto. Uno è, come si chiama in italiano? In italiano? In linea con l'assassino, se non sbaglio, è Phone Booth, il film con Colin Farrell nella cabina telefonica. Quello è un buon film. Io poi ho un debole per i film che si svolgono in un posto solo. Un altro film che a me piace tantissimo di Joel Schumacher è Un giorno di ordinaria follia. Se non avete visto Un giorno di ordinaria follia, ve lo straraccomando, è un fantastico film. Joel Schumacher non è un cattivo regista. È un regista che sa fare delle cose molto bene, è un regista molto bravo a dirigere gli attori nei suoi film migliori. È un regista che ha anche delle trovate visive molto belle e ha fatto dei progetti molto belli, come appunto Un giorno di ordinaria follia. Il problema di Joel Schumacher sono certe idee che però aggiunge e il suo problema a comprendere il materiale che stava adattando in questo caso. In più altre cose a cui arrivo tra un po'. Però questo è per dire che io non odio Joel Schumacher. C'è gente che lo odia per quello che ha fatto Batman, eccetera. Io non lo odio. Non, questi due film non mi creano l'odio che mi crea qualcosa come All Star Batman e Robin che io detesto, cioè fa ridere perché è bruttissimo, ma non mi crea la stessa reazione questo film, non lo vedo come un insulto al personaggio in quel senso, semplicemente hanno molti problemi. Allora, cose che mi piacciono di questo film, andando per, insomma. Non credo che Val Kilmer sia un pessimo Batman, nel senso che, specie in inglese, ha una bella voce molto profonda che mi piace. E come Bruce Wayne, il fatto che sia sul biondiccio, vabbè, non è Bruce Wayne, ma pazienza, Christian Bale non ha i capelli neri, non è un enorme problema. Ha
ha abbastanza la presenza, la prestanza fisica e tutto quanto, eccetera. E il copione non gli dà enormi possibilità di dimostrare la sua bravura nel ruolo, ma credo che con un altro copione poteva essere un Batman abbastanza valido. Poi, a quanto ne so, litigavano spesso sul set, è un attore difficile, e vabbè, ma non credo che sia un pessimo Batman, non l'ho mai pensato. C'era un periodo, quando ero ragazzino, in cui era il mio preferito Batman Forever, ma è durato poco. Quindi ecco, però non mi dispiace lui come Batman, non mi dispiace Chris O'Donnell come Dick Grayson. Chris O'Donnell è un bravo attore, è in uno dei miei film preferiti, Profumo di donna, e io non credo che abbia mai dato una cattiva performance, non credo che dia una cattiva performance in questo film. L'hanno voluto rendere il ragazzo fico nei canoni degli anni 90, all'orecchino, c'è l'orecchino, ma lui è l'orecchino con la pietra, ha i capelli rasati in quel modo, si veste fico, è un motociclista e tutto quanto. È principalmente come è scritto il problema, non credo che sia un cattivo attore, non mi pare che dia una cattiva performance, non... io lo reputo un buon attore, Chris O'Donnell. Mi piace come sempre Michael Gove come Alfred, perché è fantastico e viva Alfred. Alfred è uno di quei personaggi che è difficile fare male e mi piace molto ancora lui come Alfred. L'enigmista e due facce. È complicata qui. Perché? A livello di fedeltà ai fumetti andiamo maluccio. L'enigmista a livello di comportamento è appropriato su carta, nel senso che fa gli enigmi, se ne frega delle vite degli altri perché la cosa importante per lui sono i suoi indovinelli, ha la compulsione di fare indovinelli, è abbastanza appropriato, per quanto gli indovinelli che lascia Bruce sono un po' troppo semplici per essere l'enigmista, però diciamo che vuole essere scoperto, dai, va bene. E il punto è che è Jim Carrey che fa Jim Carrey. Estremamente over the top, estremamente eccessivo, no? Che il modo in cui si muove tutto quanto, eccetera. È Jim Carrey vestito da enigmista. Su carta ci sta anche, ma come recita è molto più Jim Carrey che l'enigmista. Fedeltà ai fumetti? È divertente da vedere sullo schermo? Tantissimo! Io mi diverto tanto a vederlo nel ruolo, ha un sacco di battute che sono puro anni 90. Jim Carrey negli anni 90 era il re, tutti lo amavano, e tipo, che so, caffettiere in testa uno, la caffeina ti fa male, battute del genere, a me piace vederlo sullo schermo, non è l'enigmista di Ash, non è l'enigmista di Anno Zero, eccetera, ma è forte, e non è neanche l'enigmista dei cartoni che erano usciti prima di Batman Forever, esistevano già versioni più serie del personaggio. A me piace, non è fedele al fumetto, ma questo è un caso in cui questo non lo reputo un gran film di Batman, ma è un film divertente. Se lo vedi senza avere enormi pretese, io mi diverto a vederlo nel ruolo, sinceramente, non posso farne a meno. E Harvey Dent, Tommy Lee Jones è un fantastico attore che in questo film ha deciso che non gliene fregava niente, nel senso che Tommy Lee Jones in questo film si dà la pazza gioia, esagera, fa le boccacce, sghignazza. Gli hanno detto: sei il cattivo di un cinefumetto, e lui ha detto: oh, ok, e fa la cosa più eccessiva che può fare. Non è due facce. Giocano molto sulla dualità con i vestiti, il set e tutto quanto, ma il comportamento non è molto Harvey Dent, nel senso che c'è una scena in cui continua a tirare la moneta finché non gli viene il risultato che voleva, per poter sparare a Bruce. Non è il personaggio e è troppo sguaiato per essere il personaggio. Harvey Dent è un personaggio molto più riservato di così. Quindi no, non è fedele ai fumetti. Mi diverto tantissimo a vedere Tommy Lee Jones che si dà la pazza gioia. Vedere Tommy Lee Jones, un attore spesso molto controllato, che fa il buffone, per me è molto divertente. Quindi mi piacciono in un modo, come mi piace Blu Profondo, quelle cose lì in cui piaceri colpevoli, lo sai che non stanno proprio facendo un lavorone, nel senso che non stanno facendo onore ai personaggi, ma sono così divertenti nel ruolo che io riesco a lasciarglielo correre, insomma, come cosa. Poi, altre cose che mi piacciono. A me piacciono i design della Batmobile e del Batwing. Hanno quei pannelli bianchi sopra che li illuminano, che non mi fanno impazzire.
Le forme dei veicoli, secondo me, sono molto belli. A me piacciono i veicoli di questo film. Non mi dispiacciono neanche le armi che ha Batman. E, altre cose forti. La città è stata rielaborata, ora è piena di statue, è molto più strana, è molto cartunesca e non mi fa impazzire. A me Gotham piace cupa. Gotham mi piace cupa perché sono fatto così. Quindi no, quella non è una cosa che mi fa impazzire. E ha dei momenti che non mi dispiacciono questo film, cioè la scena in cui Bruce racconta della morte dei genitori e del diario, eccetera, mi piace abbastanza e quindi quello non mi dispiace. E come dire, mi piace l'idea che la macchina di Enigma scopra che è Batman, che gli rubi il ricordo che è Batman. C'è quella scena, c'è una scena molto bella in cui stanno guardando il filmato e si vedono un po' di cose e si vede che nella mente di Bruce c'è un pipistrello che batte le ali. Quella è una bella immagine, mi piace, mi sembra efficace come cosa. E un'ultima cosa che mi piace molto di questo film è la musica. Potete dire quello che volete di questi film, ce ne sono da dire. La musica è bella però. La musica è molto trionfante, molto. Non è male, a me piace la musica, non ce l'ho sull'iPod, non è una delle colonne sonore di Batman che ascolto. Però obiettivamente è buona la musica in questo film, secondo me. Ora, cose che non mi piacciono. Odio Chase Meridian come personaggio. È come Vicky Vale nei film di Tim Burton. È un personaggio abbastanza inutile. È una psicologa, teoricamente. Potrebbe essere un personaggio molto interessante. Potrebbe aiutare Bruce, potrebbe. E l'idea è quella, teoricamente. Però non lo fa. Cioè, le cose di psicologia che dice sono banalità totali. Batman stesso nel film gli dice naive ma intuitiva, che non è un complimento per uno psicologo, secondo me, o per chiunque. Tutto ciò che dice nel film è banale, e l'unico scopo che ha Chase Meridian è che deve essere salvata. E almeno per una volta i cattivi non si innamorano di lei, perché è una cosa che io detesto nei film di Batman, sinceramente. E quindi no. Non mi piace Chase Meridian, Nicole Kidman non dà una performance particolarmente buona, è lì per essere bella, la mettono sotto le coperte mezza nuda e tutto quanto, non è un personaggio interessante, non mi piace. Poi, non mi piace il costume che ha Batman in questo film, non mi piace che abbia i capezzoli sul costume, non mi piace quanto sia aderente, non mi piace quanto sia scolpito il fisico sul costume, è troppo. E alla gente spesso piace fare battute sul fatto che ci sono toni omoerotici in questi film, che Joel Schumacher sarebbe gay, che probabilmente, non so se proprio l'ha detto dichiaratamente, credo anch'io che sia gay, al di là del fatto che non so se l'ho letto, ma penso che sia gay. E che problema c'è? Il problema è che le sue scelte estetiche, che derivino o no dalla sua sessualità, a me non piacciono i capezzoli sul costume, i muscoli esposti, far vedere il sedere di Batman e tutto quanto, non è una cosa che a me piace, rovina la serietà del personaggio per quanto mi riguarda. È difficile prendere sul serio Batman quando hai i Batcapezzoli, insomma, ecco. Quindi non mi fa impazzire e non mi è mai piaciuto particolarmente del costume di Kilmer, il modo in cui gli sta intorno alla bocca, gli fa sembrare le labbra veramente, veramente grandi. E infatti, nonostante sia troppo argentato, il costume che ha alla fine del film è un po' meglio da questo punto di vista. E non mi fa impazzire il suo costume. Il costume di Robin, sono neutrale. Non mi sembra bruttissimo il costume che ha Robin. Vorrei che avesse i capelli più lunghi, però. Non mi fanno impazzire i capelli corti cortissimi, su Robin. E non mi piace di questo film, come dire, la trama non è che non mi piace, non mi crea problemi. Ma ha tante cose che non hanno senso questo film. Edward Nygma uccide il suo capo e poi crea un filmato dal nulla del capo che si uccide. E uno potrebbe dire che l'ha creato con la sua tecnologia, che l'ha immaginato e poi l'ha registrato, ma non viene mai detto espressamente ed è una cosa un po' così. Ci sono delle cose molto, molto goffe, tipo quando si vede il filmato di due facce che viene ferito con l'acido ai tempi. È girato come un film, nonostante sia la ripresa di un tribunale, a parte che hanno telecamere nei tribunali, forse in America tipo O.J. Simpson, non lo so. Comunque, quello è un po' troppo. Ci sono delle palesi contraddizioni nella trama a livello di temi, nel senso che Bruce fa tutto un messaggio
fa tutto un discorso a Robin dicendogli che, come dire, se uccidi due facce, perché gli ha ucciso i genitori di Robin, se lo uccidi poi cercherai un'altra faccia, un'altra ancora, non ti basterà mai. È molto da Batman quello, gli sta dicendo che non si uccide la gente perché una volta che ne uccidi uno diventa facile. È perfettamente da Batman, mi piace, è una bella scena. E però alla fine Batman uccide due facce, nel senso che due facce sta lanciando la sua moneta, Batman gliene tira un sacco e due facce in un posto molto pericoloso, molto, insomma, rischia di cadere. Due facce cerca di prendere le monete e cade di sotto e muore. E non fa niente per salvarlo Batman. E si vede Robin che prova soddisfazione perché è morto l'assassino dei miei genitori. È in piena contraddizione con tutto quello che hanno detto sul film finora. Se la cavano un pochino col fatto che Bruce ha detto a Robin, Robin dice non ti prometto che non lo ucciderò, e Batman gli dice che rispetta la sua volontà. Solo che non è che glielo fa uccidere, che sarebbe comunque un po' in contraddizione, ma per più senso. Lo fa lui. È un po' un ipocrita e gli ha anche tolto la soddisfazione, nel senso non funziona molto in questo film. Il commissario Gordon è sempre un personaggio inutile, ancora di più in questi film, ma proprio nel profondo. Qualcuno li tratta come sequel dei film di Burton, qualcuno no. Non è importante, secondo me. Interpretatela come volete, sono chiaramente in contraddizione con quelli prima, ma citano cose dei film prima, quindi teoricamente sì. Sono nella stessa continuity, ma non è importante per recensirli, secondo me. E quindi non mi piace neanche il commissario Gordon. Non mi piace quanta luce c'è in questi film, c'è tanta, tanta luce, anche quando non servirebbe. Però i suoi momentini visivi fichi ce l'ha. Tipo quando c'è la scena iniziale con due facce che ha rapito la guardia, si vede il batsegnale e Batman che arriva davanti al batsegnale. Quello è un bel momento, anche quando il Batwing praticamente passa attraverso le nuvole cancellando il segnale dell'enigmista. È un tocco carino, non mi dispiace. Il problema principale di questo film è che non si tratta sul serio e in un modo che però stona con il personaggio, è troppo. È stato detto che volevano, come dire, onorare Adam West, ma Adam West era totalmente ridicolo, al punto tale che è una cosa a sé. Questo film ha un po' un piede nella cosa seria e un altro nella comicità, e in realtà negli anni 90 questo film ha funzionato, piaceva anche a me. Come film di Batman non è fantastico, e nonostante sia divertente, come può essere un film come Godzilla del 98, che io trovo divertente, o Blu Profondo, che io trovo divertente, eccetera, questo film però ha molte cose che non funzionano, e a parte la fedeltà ai fumetti, come ho detto, anche interna alla trama. L'ipocrisia di Batman sul non uccidere, cose che non vengono mai spiegate bene, per esempio il fatto che Superman, il fatto che Harvey Dent odi Bruce prima di sapere che Batman lo attacchi, che non ha particolarmente senso, e il fatto che Chase Meridian è un personaggio femminile inutile, che è una cosa che non sopporto perché Vicky Vale non mi piace, Catwoman era figa. Di nuovo abbiamo un personaggio inutile, eh? Questo è un film pacchiano, è un film pacchiano che è divertente in quanto pacchiano. Io non lo odio questo film, mi diverto. Il voto che mi sento di dargli però, per giustizia, è 5 su 10. Non riesco a dargli la sufficienza perché al di là della fedeltà ai fumetti che prendi in considerazione nel dare questi voti, non è un film con troppi problemi, secondo me. È un film un po' troppo anni 90, se vogliamo, per essere giudicato un buon film, ma non è neanche un film orrendo. Ha i suoi momenti, ha più di una cosa fatta bene, che non posso ignorare, e non credo che sia, come hanno detto alcuni, un film che è generato dalla pigrizia. Hanno messo impegno in questo film. E quindi ecco, e parentesi, che non c'entra niente, io ho ancora le coperte di Batman Forever. Ora, passiamo a quello dopo, Batman e Robin del 1997. Io lo vidi al cinema, fu uno dei primi film che io vidi al cinema, credo. E Batman e Robin, questo film è orribile, questo film è bruttissimo, è brutto, è bruttissimo, è una tragedia, ma fa scompisciare dalle risate.
Io ho un rapporto di amore e odio con questo film, nel senso che è bruttissimo, ma non mi annoia, fa un sacco ridere questo film. Allora, questa volta Batman è interpretato da George Clooney, il peggior Batman cinematografico di sempre, non c'è discussione, siamo tutti d'accordo. C'è di nuovo Chris O'Donnell come Robin, c'è di nuovo Michael Goff come Alfred, che mi piace sempre in tutti questi film. C'è Alicia Silverstone che interpreta Barbara. Ma non Barbara Gordon, un'altra Barbara, è la nipote di Alfred in questo film, non si sa bene perché. E poi abbiamo Uma Thurman come Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger come Mr. Freeze. Allora, è difficile da districare questa cosa. Allora, George Clooney nel ruolo. Non mi piace, è la cosa peggiore del film, sia se lo vedi come un film di Batman, sia se lo vedi come un film brutto per ridere, che è un genere che io amo molto. Non funziona in entrambi i modi, perché George Clooney in questo film non si sta impegnando. George Clooney in questo film non gliene frega niente. Arriva e dice: "Sono Batman", senza pathos, niente proprio. Ha uno dei costumi più brutti. No. Forse il costume più brutto che abbia mai avuto Batman, e non è colpa di George Clooney questo, ma è orribile il costume, sia il primo sia quello alla fine. Vi dirò che quello alla fine, argentato, mi fa un po' meno schifo, perché quantomeno ci sono delle cose da guardare invece di essere proprio brutto senza possibilità di fuga. Il costume di Robin è molto più simile a quello di Nightwing, di per sé non è orrendo se non fosse per i soliti capezzoli e tutto quanto. Però non è orrendo, secondo me, il costume di Robin in questo film. E la trama qual è? Essenzialmente, Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger si alleano contro Batman. Poison Ivy vuole ricoprire il mondo di piante e Mr. Freeze vuole congelare il mondo per vendicarsi del fatto che la moglie inizialmente vuole curare la moglie che è ibernata, come nei cartoni. E poi, quando pensa che è morta, vuole vendicarsi del mondo. Il piano dei cattivi non ha senso perché una vuole le piante e uno vuole l'inverno totale, e le due cose non si sposano proprio benissimo. Non è veramente questo il problema del film. Non è neanche il fatto che George Clooney sia il Batman più noioso mai fatto. Il problema di questo film è che è una serie di battutacce dopo l'altra. Nel senso che questo film è stracolmo di battutacce, la batcarta di credito e le innumerevoli battute che fa Mr. Freeze sul ghiaccio e le orribili battute a sfondo pianta o sfondo sessuale di Poison Ivy e le orribili battute di Barbara, sia quelle che rivolge a Poison Ivy sia quelle che rivolge a Robin. C'è tutto un pezzo in cui Barbara dice a Poison Ivy: "Ah, sono le donne come te che rovinano l'immagine della donna, non si sa bene di che cosa stia parlando, non so, femminismo da Barbie, verrebbe da chiamarlo." E quindi ecco, la storia proprio non è il problema, sono queste orribili battute. Batman stesso dice molte battute, la maggior parte della quale ignobili. Robin è un piagnone in questo film che si lamenta in continuazione di tutto. Perché non c'è il mio nome su qua? Perché non c'è il mio bad segnale? Bla 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 bla. E dopo un po' una rottura di scatole, veramente tanto. In più c'è la cosa che Alfred sta morendo perché è malato e va curato. Ovviamente è la stessa malattia della moglie di Mr. Freeze, e Mr. Freeze lo cura e tutto quanto. È un film stupido, con una trama stupida, pessimi costumi, quello di Mr. Freeze è atroce. Quello di Poison Ivy atroce. Poison Ivy dovrebbe essere la donna seducente, non ha mai, a me non mi è mai sembrata seducente in questo film. Secondo me il modo in cui è vestita e si atteggia è orrendo. Uma Thurman è fantastica, eh? Uma Thurman è una bravissima attrice e sa essere bella in tanti film. In questo film è semplicemente ridicola e va detto a onore di Uma Thurman che sa di essere ridicola e se la gode. Stessa cosa per Schwarzenegger. Schwarzenegger non gliene frega niente, si sta divertendo e non gliene frega niente. Il problema di questo film è che è stupido. Ed è stupido per scelta. In più, qui però c'è un altro elemento che va preso in considerazione.
Cioè che questo film non è così solamente per le idee di Joel Schumacher o degli sceneggiatori, cioè le battute sono ignobili e sono una cosa degli sceneggiatori e certe scelte stilistiche sono di Joel Schumacher, nel senso i capezzoli sul costume, tutte quelle cose, eccetera, quello è Joel Schumacher. E lo stile Joel Schumacher, Joel Schumacher che ha detto in inglese it's comic books, not drama books, ovvero sono fumetti comici, non fumetti drammatici, e quindi il film riflette questo suo modo di vedere la cosa. Quando c'è l'asta, per esempio, in cui stanno vendendo le donne per gli appuntamenti con gli uomini ricchi, una cosa orribile, tra l'altro, quello è molto Joel Schumacher, perché a Joel Schumacher piace fare enormi set molto colorati. E si vede che è Joel Schumacher lì, e tra l'altro è una scena orribile quella. Ma uno dei problemi principali di questo film è che, se ci fate caso, è pieno di costumi, gadget, cose. Ci sono tantissime scene in questo film in cui usano gadget di vario tipo. Ci sono tante scene in questo film in cui qualcuno si cambia di costume. Batman ha due o tre costumi, Batgirl ha due costumi, Robin ha due o tre costumi, Mr. Freeze ha le ali, tutte quelle cose, Poison Ivy ha vari stili. Perché? Perché questo film doveva vendere giocattoli. E ha funzionato. Io mi ricordo che li volevo. Io avevo dei giocattoli di Batman e Robin e ne volevo altri. È un film che fu fatto per vendere merchandising. La produzione fece enormi pressioni per vendere merchandising. Inserite questo nel film così possiamo venderlo a questi livelli. Quindi non credo sia giusto dare la colpa a Joel Schumacher e basta. Io rispetto Joel Schumacher come regista per la maggior parte e mi sta simpatico come essere umano. Aneddoto così, della gente fece degli articoli molto trancianti in cui se la prendeva con Batgirl dicendo che era grassa in questo film, che a parte dove, ma una cosa molto crudele, molto gratuita, che ferì molto l'attrice. Poi insomma, gli anni 90 era il periodo in cui anoressia e bulimia stavano crescendo come problemi, quindi proprio signorile, e Joel Schumacher fece una difesa molto forte, molto etica, che mi è piaciuto molto leggere su internet, criticando questi giornali, criticando queste stronzate e difendendo Alicia Silverstone e dicendo lasciatela in pace. È una bella persona, Joel Schumacher. Tra l'altro ha chiesto scusa per Batman e Robin. Più di chiedere scusa che può fare? Per me siamo pari, Joel, mi stai simpatico. E appunto la produzione ha fatto così tante orribili pressioni su questo film che è difficile dire di chi è colpa. Il risultato è un film bruttissimo. A differenza però di molti film che vogliono essere divertenti e sono fatti male, le brutte commedie spesso sono la cosa peggiore che ci sia perché non ridi. Questo film è divertente. È uno di quei pochi film in cui certe battute sono così brutte che fanno ridere. Sono così brutte che non fanno ridere. E riarrivano a far ridere di nuovo. Perché stai ridendo del fatto che la battuta non fa ridere? Almeno questo è l'effetto che fa a me, e quindi è una cosa che apprezzo. E, come dire, c'è un qualcosa di magico nel vedere Arnold Schwarzenegger, specie in inglese col suo accento austriaco fortissimo, e a sentirli tutti, a vedere come ha impacciato George Clooney, vedere questo film che è una tragedia, che ha al suo interno attori che sanno di essere dentro una tragedia, è a suo modo uno spasso. Non posso dire che odio questo film, perché in realtà è divertente. È molto facile per me ignorarlo, è molto facile per me non vederlo come un'offesa al nome di Batman, e quindi è facile per me riderne in tutta tranquillità. E non odio questo film, lo trovo uno spasso, e perché è bruttissimo. Mi piace perché è brutto. Non lo odio perché è brutto come altre storie orrende o altri film orrendi. È così brutto che mi fa così tenerezza e mi fa ridere, così come mi fanno ridere film come The Room, Troll 2, Mega Shark vs. Mega Shark. È così stupido che non posso non avere affetto verso questo film. Come ultima cosettina, vorrei dire che ha un paio di momenti questo film onestamente belli. Allora, c'è una scena in cui Alfred sta morendo perché è malato e Bruce dice che si sente impotente, vorrebbe poterlo salvare, e Alfred gli dice che non può salvare tutti, che
Che Batman viene dalla voglia di salvare tutti, di combattere la morte, l'inevitabile, ma che a volte non ce la può fare. È un bel messaggio, è molto appropriato. Quello è un bel dialogo appropriato ai due personaggi. Non si sa da dove salta fuori in questo film, ma è una bella scena. Un'altra bella scena è quella in cui Batman dice a Mr. Freeze che la moglie è viva, che l'ha salvata, quindi Mr. Freeze gli è riconoscente. E Batman gli chiede aiuto per salvare Alfred e dice una cosa del tipo: l'uomo che tua moglie ama è ancora dentro di te, ma è sepolto sotto la neve. Aiutami a salvarlo e a salvare Alfred. Il senso è che c'è un uomo migliore dentro di te. E Mr. Freeze si ravvede un po'. È una bella scena. È rovinata poi dal fatto che lo mettono in cella con Poison Ivy e l'implicazione che la tratterà, le farà malissimo. Quindi è abbastanza rovinata come cosa, però c'ha queste due scene che sono discrete, oserei dire. Ultima critica invece che mi sento di fare a questo film è che è il peggior interesse sentimentale di Batman dei film e forse dei fumetti di sempre. Vi sfido a ricordarvi una battuta di questo personaggio femminile, tranne al limite quando dice a Bruce: mi hai chiamata Ivy. Perché mi hai chiamato Ivy? Che tra l'altro non è vero perché non l'ha fatto, ma quisquilie. È il personaggio più dimenticabile femminile mai fatto in un film di Batman o in una storia di Batman, probabilmente. Comunque, questo film è atroce, è una tragedia, è stupido, è scritto male, ha molte. Non ho parlato della scienza, ragazzi, ma alla fine usano i satelliti per scaldare la città. Usano i satelliti, l'immagine del sole per scaldare. È un'immagine, non è il sole, è un'immagine. La scienza in quella scena non ha senso. Tutte le volte in cui la gente viene congelata, eccetera, la scienza in questo film lasciamo perdere, la logica dei piani non ha senso. Il fatto che, per esempio, non ho parlato di Bane, Bane che dice flagello ed è un decerebrato muscolosissimo verde è atroce, è un insulto al personaggio, però fa ridere, a me fa ridere perché è bruttissimo. C'è lo scienziato che lavora con Poison Ivy, che è interpretato dal grande John Glover, che è molto divertente, ma anche lui è un personaggio fatto malissimo su carta, però lui è forte, quindi mi piace. E l'ho detto, una scienza ridicola, una delle peggiori Batmobili di sempre. In sé la forma è ok, ma sembra che ha una sfera da discoteca dentro, quindi è atroce. Tanti colori in questo film, ho detto tante battutacce, e commissario Gordon è più inutile che mai. C'è una pietosa scena di Robin con le labbra di gomma che si fa baciare da Poison Ivy e poi se le toglie, come a dire, haha, e lei non lo bacia, lo potrebbe uccidere in quel momento, quindi anche quello è abbastanza stupido. Non si capisce perché Poison Ivy venga mangiata dalla sua pianta alla fine, non si sa, succede e basta. E ragazzi, non farò l'elenco di tutte le cose che non funzionano, hanno fatto mille ottime recensioni al riguardo sui difetti di questo film. La cosa su cui volevo soffermarmi io è che secondo me se ne può ridere. Questo è un film divertente per quanto è stupido. Poiché è un film atroce, ma ha due scene abbastanza valide in mezzo a mille scene orrende, e poiché gli do il punto che mi fa ridere per quanto è brutto, il mio punteggio è 3 su 10. Non è un bel film, non è una buona storia di Batman, ma un paio di cosettine e mi fa molto ridere come film. Quindi ecco, non sono bei film, questa è la peggiore saga di Batman che abbiamo avuto finora al cinema, senza dubbio, è una delle peggiori che abbiamo avuto, punto. Però non li odio, e non odio la gente che li ha realizzati, non ho astio nei confronti di Joel Schumacher o degli attori, anche se George Clooney è molto pigro in questo film e non è per niente adatto a fare Batman, non è la cosa più grave del mondo, lui stesso l'ha ammesso, che l'ha fatto male, ha chiesto scusa, non c'è problema. Io non odio questi film, ragazzi. Sono però brutti film. Gli ho dato 5 su 10 e 3 su 10, di media viene 4 su 10, quindi è decisamente la saga che perde,
mia piccola competizione, ma questo non stupirà nessuno. Se volevate una recensione in cui mi accanisco, sarete un po' delusi perché non mi accanisco. Io questi film li trovo stupidamente divertenti o stupidi in una maniera divertente. E questa era la mia recensione. Spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Sono sicuro che alcuni di voi li odiano in maniera molto più genuina. E così, aggiungiamo una domanda. Ditemi qual è secondo voi la peggiore storia di Batman mai fatta. Fumetti, videogiochi, film, cartoni, quello che volete. Sono curioso di vedere che cosa mi raccontate. A presto!